Ciao, bentornato in questo nuovo video. Oggi l'appuntamento con le mie serie finite nel mese di febbraio. Non sono tantissime perché mi sono un po' persa nell'iniziare tante serie che poi non mi hanno preso, non mi sono piaciute, quindi ho perso un sacco di tempo a lasciare a metà delle serie che non, alla fine non mi hanno preso, non mi hanno interessato. Più che altro ho finito delle serie che avevo già iniziato a gennaio e ho visto qualcosina di nuovo, ma veramente poco che non avessi già iniziato. Cercherò di essere il più breve e concisa possibile in modo da non far durare questo video ore e quindi inizio subito parlandoti della prima serie che è Pose. Ogni tanto guarderò in basso perché ho il mio quadernetto degli appunti, quindi cercherò di ricordarmi quello che voglio dire. Ti dicevo, la prima serie di cui ti parlo è Pose, che è assolutamente un genere drammatico. In onda su Netflix ci sono due stagioni, ma da quanto ho letto in giro dovrebbe essere in produzione una terza ed è tratto da un documentario, quindi ispirato a storie, fatti, persone realmente accaduti, ambientato in America alla fine degli anni 80, inizi 90, e parla prettamente della comunità gay transgender. Spero si dica così, perdonami se non si dice così. E quindi di questa comunità formatasi per darsi manforte l'un l'altro, per aiutarsi l'un l'altro, della difficoltà di queste persone dell'inserirsi nella società, del voler essere accettati nella loro diversità e soprattutto, la tragicità del contagio di AIDS, che in quegli anni era molto diffuso e si diffondeva a macchia d'olio anche perché non c'era abbastanza, credo, conoscenza o comunque si aveva in qualche modo timore, paura di dire che si era malati, di usare delle precauzioni e quant'altro, probabilmente dovuto alla poca informazione. Comunque, parla di della difficoltà di queste persone nell'inserirsi, nel farsi accettare. Ti dirò, a me la serie è piaciuta, anche se sinceramente quando ho iniziato a vederla mi aspettavo un altro genere di serie, non mi aspettavo che parlasse di questo, probabilmente non avevo letto bene o comunque mi ero fatta un'altra idea dalla presentazione. Non mi aspettavo che parlasse di questo. Nonostante tutto, la serie mi è piaciuta e per me il voto finale è 7, non eccellente, però sicuramente di più della sufficienza. È una serie carina, ha iniziato secondo me a ingranare un po' dalla metà più o meno. Secondo me ha un po' di tempi morti, probabilmente qualche puntata poteva essere meno lunga, qualche puntata poteva essere fatta un po' meglio, in certi momenti l'ho trovata un po' lenta, però tutto sommato è stata una bella serie e il mio voto è 7. La seconda serie di cui ti parlo probabilmente l'hai già vista perché hanno fatto una buona presentazione, una buona pubblicità, quindi è un titolo che hanno visto parecchie persone, almeno da quello che ho sentito, ed è Fate. Fate è assolutamente un genere fantasy, è disponibile solo la prima stagione al momento, ma anche di questa, anche dopo il successo che ha riscontrato, stanno producendo già la seconda, ed è una serie ispirata alle Winx, ma come successe per Sabrina, di cui ti ho parlato nel video precedente, non c'entra niente con le Winx, o perlomeno con quello che ricordavo io che fossero le Winx. Quindi, se ti aspetti il mondo magico delle Winx con tutti questi colori sgargianti, queste fatine dolci e carine, tutta questa cosa un po' zuccherata e felice, no. Sostanzialmente, l'unica cosa che ho trovato uguale, ma neanche tanto, sono i nomi dei personaggi e lì si ferma tutto. Anche se mi hanno cancellato, credo fosse Aisha, sostituita da Terra, una cosa del genere. Ora la mia memoria vacilla un po' per via dell'età, però dovrebbe essere quella già la differenza nei personaggi, non ricordo. Però, in breve, la serie è molto carina, ti ripeto, diversa da quello che ci si può aspettare se eri abituata alle Winx,
molto più, diciamo, ambientata tra virgolette ai giorni nostri, adattabile ai giorni nostri. Mi fa specie questi ragazzini che a 14-15 anni già bevono, si cannano come ricci, però sì, diciamo che la storia è stata abbastanza carina, abbastanza anche avvincente, fatta bene. Sì. Non mi è dispiaciuta più di tanto. La serie inizia come il cartone animato con Bloom che va in questa scuola di magia Alfea dopo che lei ha scoperto di avere dei superpoteri, e questo l'ha scoperto dopo aver incendiato casa praticamente. E qui ci sono tutti i vari maghi, fate, fati, non lo so come chiamarli. E lei è l'unica, tra virgolette, umana. Poi si scopre che lei in realtà non è umana, quindi un sacco di segreti del passato, storie intrecciate, eccetera, eccetera. La serie è stata, abbastanza carina, piacevole da guardare. Non credo sia adatta a un pubblico di bambini, perché se ti aspetti che siano le Winx dei cartoni animati, non sono le Winx dei cartoni animati, quindi non credo sia affatto consigliata a un pubblico di bambini. E niente, il mio voto per questa serie è 7-, piacevole. Un bel passatempo, ma neanche tanto eccezionale. Un'altra serie che ho visto, che aveva un trailer molto intrigante e che mi aveva colpito, quindi in curiosità me la sono vista, è una miniserie ed è Behind Her Eyes, dietro i suoi occhi, diciamolo in italiano che è più facile. È un thriller, è appunto una miniserie da 6 episodi, quindi autoconclusiva, finisce lì. E l'inizio era stato anche carino, diciamo così, ti invogliava a capire questa storia dove voleva andare a parare. Parla anche questa, comunque, è tratta da un romanzo. Inizia con Louise, che è la protagonista, che è una madre single divorziata. Deve uscire con un'amica. Al bar riceve il messaggio dell'amica che gli dà buca, e mentre sta lì incontra quest'uomo. Scatta la scintilla, si piacciono entrambi, tutti e due, però finisce lì, fino a quando il mattino dopo lei va al lavoro e scopre che quest'uomo in realtà è il suo capo. Ti ricorda Grey's Anatomy? Poi il capo è sposato. Lei in una certa maniera si scontra, perché poi questa persona si scontra con tutti, cioè è una super impacciata, peggio di me. Al capo nel bar gli butta il bicchiere addosso. La moglie si scontrano mentre sta camminando, praticamente questa è una cionca, ma manco chi smilicia con Andrea e Giuliano. Niente, da qui lei fa amicizia anche con la moglie, quindi inizia tutta questa rete di bugie, di sotterfugi, chiamiamole così, di omissioni più che altro, perché non sono né bugie, ma più che altro omissioni, cose non dette. Quindi lei ha una relazione extraconiugale con il capo e nel frattempo diventa amica della moglie. La cosa fino a un certo punto è interessante, è un bel thriller, fino a quando poi non sfocia in una cosa, direi quasi paranormale. Di lì, cioè, la serie ha fatto proprio un picco a precipitare, che mi ha rovinato proprio tutta la serie. A me sinceramente ha deluso, era iniziata bene, ma il finale, la conclusione, il nocciolo della serie, sinceramente a me ha deluso e parecchio. Quindi per me il voto totale di questa serie è 6 meno, cioè giusto perché a un certo punto, fino a un certo punto era stata carina, poi fiu, data giù. Poi, ultima serie che ho visto
È una serie che avevo appuntato da un po' di tempo, però poi mi facevo sempre prendere da altre serie. Finalmente sono riuscita a vederla perché quando ho visto che non riuscivo più a trovare delle serie che mi interessavano, ho detto: "Ah, ma io avevo segnato questa, vediamo com'è." E ti sto parlando di The Frankenstein Chronicle. Fai sempre finta che io te la sto dicendo bene. È un fantasy drammatico, definiamolo così. Sono due stagioni, se non sbaglio, e credo non abbia avuto tanto successo perché comunque, da come ho capito, conclude con la seconda stagione. La serie inizia con il ritrovamento di un corpo di una ragazzina da parte dell'ispettore John Marton, che è il re Stark del Trono di Spade, quello che perde la testa all'inizio della serie. La cosa strana è che quando l'ispettore si avvicina al corpo per esaminarlo, questo corpo, apparentemente senza vita, gli stringe il polso. Il cadavere viene sottoposto ad autopsia e da qui si scopre che questo corpo è composto da parti di più corpi di diversi bambini, di 8 bambini per l'esattezza. Da qui si inizia a indagare sulla scomparsa di bambini, ma al contempo la storia sembra sempre di più avvicinarsi al libro di Frankenstein, tant'è che nella serie, specialmente nella prima stagione, c'è proprio il personaggio di Mary Shelley, la scrittrice di Frankenstein. La serie inizia un po' lenta, però dalla quinta, sesta puntata, se non sbaglio proprio la sesta puntata, inizia ad accelerare molto il ritmo ed essere più avvincente. Quindi è tutto un ricercare chi uccide questi bambini, chi compra questi bambini per fare questi esperimenti. È tutto un susseguirsi di colpi di scena. Il finale della seconda stagione è un finale un po' aperto. Secondo me, speravano di produrne anche una terza, però probabilmente poi hanno deciso di concluderla lì. La serie, se sei appassionato del genere, è abbastanza piacevole e avvincente da guardare. Il mio voto totale per questa serie è 7,5. Vorrei farti una menzione di un'ultima serie, anche se non l'ho vista a febbraio, però molto simile, veramente molto simile a quest'ultima di cui ti ho parlato, ed è L'Alienista. Un po' sulla falsa riga del The Frankenstein Chronicle, infatti penso che Netflix me l'abbia suggerita proprio perché ho visto L'Alienista. Sono 2 stagioni, anche questa drammatico fantasy, anche horror in qualche momento. Anche qui la serie è ispirata ad un romanzo, anche se non sbaglio sono una serie di romanzi. Infatti la prima e la seconda stagione hanno dei nomi diversi, se non sbaglio, ispirati a libri diversi, anche se della stessa collana. Comunque, se mi sbaglio, mi correggo qui in qualche nuvoletta. È ambientata a New York alla fine dell'Ottocento e anche qui tutta la storia, tutta la serie inizia con l'indagine su la scomparsa di ragazzini che vengono ritrovati morti, ma più che altro al di là del modo brutale in cui vengono uccisi, vengono anche mutilati. Quindi da qui si inizia ad indagare su questi omicidi e i protagonisti di questa serie sono il dottor Chrysler, se non sbaglio, che l'alienista, che da quanto ho potuto capire io è come se fosse l'antenato dello psicologo, perché è colui che il dottore che si occupava dei disturbi mentali delle persone. Quindi, da come ho potuto capire io, dovrebbe essere una sorta di psicologo barra psichiatra. Quindi la polizia chiede l'aiuto di questo alienista, di questo dottore, il dottor Laszlo Chrysler, che a sua volta si fa aiutare da un suo amico che fa l'illustratore di un quotidiano, John Moore, e a loro si unisce la segretaria del commissario di polizia, Sara, interpretata da Dakota Fanning. La serie è molto molto bella, nonostante siano
molto simili come racconto, diciamo, come base, trovo che sia come è girata, come è raccontata, come è interpretata, mi è piaciuta di più di The Frankenstein Chronicle. È molto appassionante, però ci sono delle scene veramente, veramente crude che mi hanno lasciato un po' così. Io ti consiglio di vederla questa assolutamente, se ti piace il genere, il mio voto totale a questa serie è 8. Io ho terminato con le mie serie, se sei arrivata fin qui ti auguro una buona festa della donna innanzitutto, commentami con una rosa che io ricambierò perché non so se c'è l'emoticon di una mimosa, spero che le mie chiacchiere ti abbiano tenuto un po' di compagnia, spero di essere stata il più breve e concisa possibile, ma di essere stata lo stesso chiara, e niente, spero di ritrovarti nel prossimo video. Ciao!